della stazione. Forza, Luca. Purtroppo uscire dall'isolamento per la Basilicata è decisivo, lo sa Teresa, lo sa Matteo, lo sai tu e ci batteremo ancora perché questo si compia. Grazie intanto per questa opportunità e un saluto a tutti i colleghi, gli amici collegati per il lavoro straordinario svolto, ai parlamentari tutti perché state facendo un lavoro incredibile di rappresentanza delle nostre istanze. E del nostro partito, quindi non solo ai rappresentanti del governo, Bellanova, Bonetti, Scalfarotto, oltre a te Rosato che stai facendo un grandissimo lavoro sul partito, ma veramente a tutta la pattuglia parlamentare, a tutta la rete dei coordinatori nazionali, perché se oggi è regionali, diciamo, e provinciali, quelli territoriali dell'Italia Viva, perché penso che sia fondamentale quella inizio di struttura che noi abbiamo realizzato, che credo che abbia creato il presupposto per questo risultato molto importante che noi possiamo registrare in tutta Italia, compreso in Basilicata. Noi domani avremo Matteo Renzi a Matera e a Potenza. A Matera abbiamo voluto fare un incontro con il sistema delle imprese di Basilicata, proprio perché vogliamo dedicare uno spazio, vogliamo ascoltare e mettere a confronto le idee di Italia Viva che attraverso il suo leader vorrà esprimere in una platea credo molto qualificata e il pensiero, le paure, le aspettative, ma anche le speranze di un sistema delle imprese che anche in Basilicata, nel Mezzogiorno, oltre che in tutta Italia, sta costruendo questa ripartenza, che però vuole anche da un partito come Italia Viva capire come questa ripartenza può proseguire e deve proseguire nei prossimi anni, perché l'Italia, dopo la sfida vinta, e su questo va ringraziato Matteo per l'intuizione di aver messo al governo e alla guida del governo dell'Italia la persona più autorevole che potevamo spendere in questa fase, che è Draghi, come questa azione può e deve proseguire, perché abbiamo bisogno esattamente oggi più che mai non solo di autorevolezza in Europa, ma anche di una capacità di riformare il paese, ma di riformarlo profondamente e strutturalmente. Solamente la nostra spinta, unita all'autorevolezza che un Matteo Draghi può incidere in termini di definizione delle politiche, si può finalmente far cambiare passo all'Italia. Pertanto io condivido per certi aspetti quanto detto da Matteo Renzi circa il fatto che Draghi è una safety car in questo momento. Mi piacerebbe però probabilmente che questa safety car possa continuare il suo percorso e soprattutto intorno a lui si possano definire quelle alleanze che dentro un'agenda come quella di Agenda Draghi possa andare ben oltre il 2023. Perché se c'è un qualcosa che io posso mettere a disposizione in termini di riflessione in questa assemblea, non è solamente la gratificazione dei risultati che anche in Basilicata noi abbiamo registrato. Ringrazio per questo i coordinatori regionali Scocuzza e Rossana Musacchio per aver aiutato a determinare queste vittorie. Uno dei 20 sindaci di Italia Viva è di Ferrandina ed è Carmine Di Santi e intorno a lui abbiamo costruito una bellissima esperienza politica da un po' di anni ed è un rappresentante importante, ma credo che sia fondamentale costruire una proposta politica che in queste amministrative si è palesata in maniera evidente. La gente non ha bisogno di collocare la proposta politica solo tra centrodestra e centrosinistra, ma credo che abbia finalmente capito che c'è bisogno, lo diceva prima qualcuno, di conoscenza, di competenza, di coerenza, di etica. E quando la rappresentanza, il candidato sindaco, l'alleanza che sposa quel candidato sindaco è credibile rispetto a questa proposta, a prescindere dalla connotazione, né la premia. E noi siamo stati bravi perché siamo stati bravi ad uscire fuori da quella
appartenenza ideologica e a puntare su un civismo di qualità oppure su una rappresentanza politica che non era magari di nostra appartenenza stretta, ma che incarnava esattamente quella nostra ambizione che dobbiamo saper in qualche modo ogni volta dimostrare di saper interpretare. Ecco perché io condivido anche la spinta che Sandro Gozi, con cui abbiamo fatto un evento qualche settimana fa, lo ricordava Polese in Basilicata a Moliterno, quando dice se non ora quando, perché credo che sia arrivato il momento, visto che noi siamo stati capaci di interpretarlo, di accelerare, diciamo, nella formazione di questa azione, diciamo, di questa area, di questo polo moderato riformista di cui noi ci possiamo fare grandi interpreti. Chiudo dicendo che sulla Leopolda io spero che si possano anticipare quanto più possibile i temi per arrivare anche noi più preparati a quella bellissima iniziativa, e l'idea del camper, credo, del gira in camper, credo che sia una grande occasione per tutto il 2022 per continuare a parlare di Italia Viva sui territori. Grazie. Grazie a te, Lu.